Ciao amici di YouTube e benvenuti in questo nuovo tutorial. Oggi vedremo insieme come sostituire hard disk e RAM a questo bel portatile della Lenovo. In quanto vorrei aumentare la sua capacità di memoria, cioè l'hard disk, metterne uno da 1 tera e aumentargli la RAM. Il modello in questione è questo qua, che vi ho fatto vedere all'inizio. Lenovo IdeaPad 330S. Allora, come prima cosa ho preso un cacciavite come questo, a croce, e ho tolto tutte e 10 le viti. Queste prime 3, 1, 2, 3, quest'altre 3, 1, 2, 3, e queste 4, vedete? E le ho messe nell'ordine in cui le ho tolte le prime 3, quest'altre 3 di sotto, e queste 4, 1, 2, 3 e 4. Adesso andremo a togliere il coperchio, che è semplicemente incastrato. A questo punto andiamo a smontare questa placchetta metallica nera, è fissata da queste 4 viti, sono indicate dalla freccia 1, 2, 3 e 4. Quindi togliamo queste viti a croce. Ci vuole un'altra cacciavite, questo qua. Una volta tolte le viti, solleviamo. Vi faccio una panoramica dei componenti. Qui troviamo la batteria, questo è il dissipatore che serve a far abbassare la temperatura della CPU, del processore. Questa è tutta la scheda madre, dove poi c'è la RAM. Se guardiamo da vicino c'è scritto da quant'è, 4 GB. Aspettate che zoom. 4 GB. Qui troviamo l'hard disk. Anche questo c'è scritto da quant'è, 256 GB. Poi ci sono gli altoparlanti laterali, 1 e 2. E poi vabbè, c'è questa schedina qui dove c'è il lettore di memoria, porta USB. Qui invece troviamo l'alimentazione, altre porte USB, la USB di tipo C e basta. Questi sono componenti che compongono il computer. Adesso vi faccio vedere come si toglie l'hard disk. Quindi passiamo a smontare le viti laterali. 1. Mettiamo qua, 2, scusate se ho la mano davanti, giustamente non vedete, non credo ce ne siano altre, quindi basta semplicemente spingere l'hard disk verso il basso, ecco, ed ecco tolto l'hard disk, vedete? Semplicissimo. Ora andremo ad acquistare l'hard disk nuovo su Amazon da 1 tera e poi l'andremo a sostituire. Qui invece troviamo la RAM, questa qui. Basta semplicemente mettere i diti laterali in queste due levette, fare così e la RAM si alza, guardate. Tac, la sfiliamo. Poi prenderemo la RAM nuova e l'andremo a rimettere semplicemente così, appoggiata e poi premiamo. Tac. Ed ecco qui, oggi sono arrivati i ricambi, è arrivato l'hard disk della Crucial da 1 TB
pagato 100 euro su Amazon, pertanto sotto in descrizione vi lascio il link diretto per l'acquisto. E la RAM, sempre anche questa della Crucial, da 16 GB, pagata 70 euro. E adesso andiamo ad installarli. Allora, come prima cosa andiamo a mettere la RAM. Quindi apriamo questa nuova. Eccola qui. Poi facciamo uno zoom qui dove è la RAM. Prendiamo con i due pollici e distanziamo queste due levettine d'acciaio in questo modo. Da. Mettiamo l'unghia, facciamo così e la RAM si alzerà. Vedete, una volta sollevata la sfidiamo, la mettiamo da parte e prendiamo la nuova RAM. La inseriamo. Qui c'è un tagliettino, una parte più corta e una più lunga. Se proviamo a metterla al contrario non entra. Aspettate, zoom. Vedete, se la mettiamo così il tagliettino non torna, vedete? Quindi il verso non vi potete sbagliare, è per forza questo, vedete? Da, entra preciso, una volta messa la spingiamo verso il basso, così è andata. Adesso passiamo a sostituire l'hard disk. Quindi svitiamo questa vite qui, la mettiamo da parte, e quest'altra, e quest'altra vite. Ecco fatto. E quest'altra. Perfetto. Adesso basta semplicemente sfilarlo. In questo modo. Perfetto. Eccolo qua. Prendiamo l'hard disk nuovo. Adesso vedete l'hard disk esteticamente uguale a quello vecchio, stesse dimensioni, stesso attacco. Dobbiamo solo togliere questa cornice metallica e andare ad installarla su quello nuovo. Quindi basterà svitare queste quattro viti, 1, 2, 3 e 4, e l'andremo ad abitare su questo nuovo. Vedete, ci sono i fori. E una volta installata la cornice andiamo ad installarlo. Lo spostiamo di qua, lo inseriamo in questo modo, facendo andare queste due linguette sotto questa placchettina metallica. Perfetto. Andiamo a rimettere le vitine. 1, 2, 3 e 4. E l'hard disk è messo. Quindi una volta cambiata la RAM e l'hard disk, andiamo a rimettere la nostra back cover, che è semplicemente ad incastro. Perfetto. Una volta incastrata mettiamo le nostre 10 viti e il lavoro è finito. Allora amici, per scaricare Windows 10 basta andare su questo link che potente vi lascerò sotto in descrizione. Clicchiamo no su aggiorna ora, ma bensì su scarica ora lo strumento, e lui inizierà a scaricarlo. Una volta scaricato, ecco, lo apriamo
Qui ci vorrà qualche minuto prima che parta. Qui gli diamo accetta. Qui andremo a dargli crea supporti di installazioni, unità flash USB, DVD, eccetera. Gli diamo avanti, mai fare aggiorna PC. E qui lui ci mette già le opzioni italiano, Windows 10, 64 bit. Questo flag lasciamolo attivo perché almeno lui usa le opzioni consigliate per il nostro PC. Se lo disattiviamo possiamo cambiare ad esempio bit, però è meglio lasciarlo selezionato. Se dovessimo usare questo Windows 10 su un altro PC che magari funziona a 32 bit, allora selezioniamo 32 bit e gli diamo avanti. Ma noi lo useremo su questo computer, quindi selezioniamo qui e gli diamo avanti. Qui lasciamo selezionato unità flash USB, gli diamo avanti. E qui ora lui dice non è possibile trovare unità flash USB. Qui basterà inserire una chiavetta USB al computer, gli diamo avanti e lui inizierà a mettere il software sulla chiavetta USB. Ah, una cosa mi sono dimenticato, se il vostro antivirus dovesse riconoscere questo file come una minaccia, disattivate per qualche minuto l'antivirus e aprite il file. Il file vi assicuro che non c'è nessunissimo problema, anche perché viene scaricato dal sito originale della Microsoft, quindi potete stare tranquilli. Niente, una volta inserita quindi la chiavetta, data gli avanti, lui inizierà a trasferire il software di Windows 10 sulla chiavetta. Ci vorrà del tempo. Dopodiché passiamo a questa procedura. Adesso andiamo ad accenderlo, mettiamo la nostra chiavetta con il sistema operativo, gli diamo ok, USB device, gli diamo enter. Lingua italiano, formato ora italiano, layout tastiera italiano, quindi perfetto, gli diamo avanti. Installa Windows. Qui accettiamo le condizioni di licenza, andiamo avanti, gli diamo personalizzata, gli diamo avanti. E lui ora inizia ad installare Windows. Gli diamo avanti. Ci aveva chiesto di connettersi alla rete wifi, quindi ho messo la password, gli ho dato avanti e adesso sta caricando. Sono Cortana e sono qui per aiutarti. La tua zona è impostata su Italia, giusto? Sì. La tua tastiera è impostata su italiano, vuoi mantenerla così? Sì. Qui mettiamo il nostro account di Microsoft, le credenziali, se non ce l'abbiamo possiamo registrarci facendo un nuovo account, crea account. Poi proseguiamo, andiamo sempre avanti, alla fine ci troveremo nel desktop e lì poi vedremo come attivare Windows. Una volta che compare il desktop, andiamo qui a Start, andiamo su questo PC, l'apriamo, qui facendo tasto destro proprietà. Andiamo quest'altra schermata e qui in basso gli diamo modifica il codice product key e aggiorna l'edizione di Windows. Cambia codice product key e qui mettiamo il product key che abbiamo recuperato dal nostro vecchio hard disk. Quindi adesso andiamo ad inserirlo. Una volta inserito, gli diamo avanti e qui ci dirà: con l'attivazione di Windows ottiene un'esperienza ottimale senza interruzioni. Quindi diamo attiva. Windows è attivato. Questa copia di Windows è stata attivata. Perfetto. E quindi abbiamo attivato anche il nostro Windows. Ah, non vi ho fatto vedere una cosa. Questo PC. Qui abbiamo ben 930 giga di capacità. Questa è la nostra chiavetta USB che possiamo scollegare, quella dove c'era il sistema operativo, e la togliamo.
Ah, un'altra cosa, andiamo a rinominare il PC, tasto destro proprietà, e rinomina questo PC, Savio, Cube, senza spazi, avanti. Dopo il riavvio il nome del PC diventerà Savio Cooper. Perfetto.